Quando ho girato Le Monde Vivant, che le riprese sono state fatte a metà nel Paese Basco, e ho sentito subito un'affinità molto profonda con questo paese, e poi ho scoperto un poco la lingua, che è la lingua più antica che si parla ancora in Europa oggi. Probabilmente si parlava come si dice, un Ancestrale, sì, del Basco si degli parla, antenati. sì, un antenato Un antenato del Basco. del Basco si parlava nei Pirenei, probabilmente 40.000 anni fa, perché non ci sono stato una rottura nella popolazione, secondo i testimoni archeologiche, da 40.000 anni. Quindi non ho potuto imparare a parlare basco perché è molto difficile, ma l'ho studiato, ho imparato le strutture e un parte del vocabolario. È un testimonio vivente della nascita del linguaggio dall'uomo e quindi per me dell'umanità dell'uomo. Per esempio, il titolo, Fare la parola, dice molte cose a proposito del film, ma anche è una traduzione dell'espressione basca. Hitz egin, che vuol dire parlare. In basco, per dire parlare, si dice per dire parlo basco, si dice letteralmente al mezzo del basco faccio la parola. Perché fare la parola all'inizio dell'umanità era un miracolo. E quindi è una cosa che è rimasta nella lingua. Quindi ho avuto il progetto di fare qualcosa, sì, un documentario a proposito dei baschi. Purtroppo ho lavorato con una produttrice che non mi ha molto aiutato per dire le cose al minimo, ma diciamo che ho trovato i mezzi minimi per fare questo film. Poi conoscevo già persone nel Paese Basco, gli adulti conoscevo già prima di fare il film, ma volevo fare il film anche intorno a giovani perché una delle idee del film è di mostrare il contrasto fra gli adulti che hanno nelle 30 anni. E che per cui l'identità basca è una cosa di soffrimento ed è per rimanere baschi hanno dovuto soffrire. Invece per questi ragazzi è una cosa naturale perché loro hanno fatto gli studi in basco. E questa è una differenza enorme. E quindi dovevo trovare giovani, volevo giovani anche dei due lati del Paese Basco, perché per i baschi non ci sono due paesi baschi, ma c'è il Euskal Herria. Il Paese Basco, dicono il Paese Basco Nord e il Paese Basco Sud. Quindi una ragazza che conosceva la Muntadora mi ha mostrato un video di allievi del Liceo Basco di Baiona nel movimento per poter passare in basco le materie sì, che studiano in basco e ho visto Orsi,
il ragazzo che tocca anche del Trikiticha, si chiama in sé. E mi interessava perché per me sembrava ai protagonisti, agli attori giovani nei miei film di finzione. E quindi ho incontrato Orzi e mi ha presentato Aitor e Anna, che sono amici a lui. E poi ho trovato per altri mezzi Ugaitski, che è dal sud, e quindi ho trovato tutti i protagonisti. Ho parlato molto. Sì. Ovviamente se ci sono domande da parte vostra c'è il microfono e possiamo ascoltare anche i vostri interventi. Altrimenti sì? No. Sovrano, sì, arrivo. Volevo chiedere solo quanto tempo per fare, perché è abbastanza lungo quel film, 2 ore mi pare, quanto tempo per farlo? Quanto tempo fa? Quanto ci metto a girare il film? Purtroppo abbiamo avuto poco tempo perché abbiamo avuto solo 12 giorni per girare, per fare le riprese. Normalmente dovevamo fare anche un secondo periodo di riprese per filmare il liceo basco di Baiona, perché abbiamo fatto le riprese in estate quando il liceo era chiuso, e anche il testo dello scrittore Yosheba Sharionandia l'ho ricevuto dopo queste riprese, e dovevo fare anche immagine in rapporto con il suo testo, ma purtroppo la persona che la supposta produttrice del film ha annullato all'ultimo momento il secondo periodo di riprese e ho dovuto fare come potevo. Quindi, ma abbiamo fatto molto molto materiale in 12 giorni. Altre domande? Il confronto tra la parola, che anche poesia, e la musica. Il tuo cinema è fondamentale questo tema, questo argomento. Qui diventa proprio un elemento anche proprio di confronto tra i personaggi, no? Come hai lavorato? Ma il confronto tra i personaggi? Tra i personaggi, ma soprattutto il confronto anche tra la musica e la parola. Sì, la musica nel paese, nella cultura basca, la musica e la poesia che sono legate sono molto importanti, è molto presente anche nella vita quotidiana. Per esempio questa arte del verso è una poesia improvvisata e cantata, ma secondo regole molto severe, molto rigide. E questi due, Aitor e Orzi, sono campioni perché ci sono concorsi di verso e sono già campioni di verso. La gente canta molto dopo i pasti, quando ci sono feste, eccetera. Io conoscevo questi musicisti, che sono fra i migliori, i musicisti sono professionisti, e volevo che la musica entrasse come la parola, in un modo naturale, infatti. Quindi le scene musicali sono state filmate nello stesso modo che le scene con la parola, e il modo era che per la parola, che c'era un argomento, un soggetto,
Avevo già parlato con i giovani del soggetto, ma poi c'era la situazione e loro parlavano spontaneamente, se non sono testi scritti o provati prima. E la musica è anche così. Per la musica, il pezzo nuovo di Joël Mira, le cantanti avevano provate, ma il resto era canto naturale, così come la parola. Sì. No, posso farlo anche senza. E, vedendo certe scene rispetto per esempio alle danze popolari, ai canti, no? Insomma, l'Italia è un paese che in certe regioni mantiene molto forte ancora certe tradizioni, certe danze e anche certi canti, e forse si sta perdendo un po', però esiste comunque come identità. Magari nel resto d'Europa invece certe nazioni o comunque altri paesi hanno più perso. E secondo lei qual è l'affinità e quali sono le differenze che differenziano questa nuova generazione, diciamo basca, o comunque gli adolescenti ventenni baschi rispetto a altre, oltre diciamo alla censura che però loro non hanno subito forse, no? Come dicevano magari le persone più adulte. E quindi qual è secondo lei insomma le affinità e le differenze in questo panorama un po' europeo di culture popolari, ecco? Sì, credo che c'erano molti elementi di pressione per fare sparire questa cultura popolare, ma perché per esempio per i baschi è molto legato alla lingua e c'era una politica cosciente si può dire, se in Francia e anche in Spagna, ma in Francia con molta forza dalla rivoluzione, è per questo che ho messo questo testo dell'Abbé Grégoire, che è il fondamento della politica anti-lingue non francesi della Francia. E c'era una pressione che ha fatto che nella generazione dei nonni di questi giovani era una vergogna di parlare basco, e per questo loro non volevano che i figli parlassero basco, come Aitor, quello che scrive in basco, che vuole essere giornalista e che è campione di Berço. Suoi genitori sono baschi, sono intellettuali baschi, sua madre è artista, pittrice, sì, il padre è anche un intellettuale, ma loro non parlano basco perché i genitori non volevano che parlasse basco. Era una cosa vergognosa, non era francese. Ma per fortuna ci sono persone come questi genitori che hanno capito che era una cosa tragica di perdere questa lingua e questa cultura, e quindi hanno creato scuole private, solo private, i Kastulak, dove quando sono piccoli i bambini non si parla che basco, dopo divengono bilingue, e esistono anche nel paese basco sud. Ma per la generazione di gente di 30 anni non hanno avuto queste scuole, e quindi era sempre una decisione personale di lottare per imparare di nuovo la lingua che stava perdendo. E quindi credo che nei paesi che sono forse un po' chiusi o non sono in contatto, sono in contatto meno diretto con i centri di potere, questa cultura si mantiene migliore. I baschi hanno il vantaggio
di avere una lingua che è legato alla cultura generale e che hanno un legame molto forte, un legame affettivo con la lingua, e preservando la lingua preservano anche la cultura. Domande? Un'ultima domanda. La scena finale è molto interessante perché in qualche modo interrompi la messa in scena e lasci, no, che come dire, la macchina indietreggi e lasci in qualche modo questi ragazzi liberi di parlare. Questo ci dice anche qualcosa che è molto importante rispetto al film, che comunque, essendo pure un documentario così preciso, così netto, così, come dire, rispettoso rispetto a quello che andava a raccontare, a spiegare anche, hai fatto un'operazione comunque di messa in scena, nel senso che hai raccontato l'incontro di questi quattro ragazzi fra di loro. Tu ci dicevi che fra loro già si conoscevano in qualche modo, almeno alcuni di loro, ecco. Quindi è interessante che tu abbia voluto raccontare un documentario in qualche modo. Ma anche questo è una cosa spontanea, cioè che questa scena nel taverna dovevano parlare di... Sì, di quel che volevano. Infatti Ugaiz ha scelto di leggere il poema, ma siccome bevevano birre e che non hanno l'abitudine tanto, hanno cominciato a parlare molto liberamente e io ero molto contento e per questo infatti si apre su una cosa completamente sì, non è messa in scena, ma è una come si dice in francese, mise en abîme, una cosa pirandellesco, insomma, perché infatti cominciano a parlare del documentario e in questo momento è un momento più libero, ma nello stesso tempo è il momento più teatrale, perché parlano di quel che voi spettatori hanno visto durante 2 ore. Bene, e se non ci sono altre domande, io ringrazierei ancora una volta Eugene Green per essere stato con noi con questo meraviglioso film, e lo aspettiamo con il prossimo. Tra l'altro lui ha già finito un nuovo film, è in fase di montaggio e lo aspettiamo di vederlo. È già montato, perché aspettiamo di vederlo quanto prima. In bocca al lupo per tutto e grazie. Grazie.